10 ragazze, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ancora non ti trovi. Buongiorno. No. Stiamo andando a fare la spesa come praticamente ogni domenica. Ci siamo fermati a far colazione. Mi sono mangiato una cheesecake al pistacchio. In realtà la cheesecake era buona, rovinata dal topping al pistacchio che dava di cartone, era un po' particolare. Non l'aveva sbattuto pure, non lo usavano da tanto. Peccato. Io avevo una mousse così là. Lui ha preso invece una torta fatta di mousse, vaniglia e cioccolato fondente. Qui so che si sente la cadenza vaniglia. Proprio avevo sentito vaniglia. Vaniglia. Mamma, lo sono sentito però. Ma c'è di peggio. Remo mi stava dicendo che si sta aprendo una discussione sul fatto che probabilmente non si potrà più andare a fare la spesa di domenica. C'è una proposta di legge che vogliono chiudere gli ipermercati la domenica. I supermercati. Vabbè, male che guadagniamo in settimana. In settimana si può fare. Niente, io ho ripreso a lavorare da giovedì, oggi è domenica. Mi sa che l'avevo già detto. No, comunque l'avete intuito. Lavori oggi. E oggi lavoro. Solitamente non lavoravo di domenica. Comunque vabbè, ora ci organizziamo anche per la questione video, per questo che sto vloggando, per non lasciarvi senza video questa settimana. E quindi lunedì, che ho la giornata libera, avrò, a prescindere il giorno libero, lunedì cercherò il più possibile di girare e quindi di pubblicare video durante la settimana. Considerate che veramente questi 3 giorni, perché abbiamo ripreso praticamente da fai giovedì, sono stati un tantino devastanti, quindi sono un po' provata. Va bene, facciamo la spesa e poi ci rivediamo a casa con il svuota la spesa. Eccoci qua, cerco di sbrigarmi perché ho tantissima roba, tra cui le cose che devono andare in frite. Allora, siamo stati da Eurospin a fare la spesa. Abbiamo speso 30. Quanto abbiamo speso? Remo, 40? 49 euro. Allora, ho preso questi qui che erano in offerta e a noi ci piacciono. Poi ho preso questi qui iconi. Gli hamburger di soia, questi sono tutti i prodotti che vanno in freezer. Gli hamburger di soia, questi io sinceramente non li ho mai provati, ma avevo provato questi qui, questi vanno in frigo invece, che sono veramente ottimi. Poi ho preso, considerate che io non sono una che mangia roba vegetariana, cioè nel senso la mangio sì, però non sono una fissata, cioè la mangio così a desiderio. Poi ho preso questi qui che sono è polpa di granchio praticamente, io la metto nell'insalata o comunque faccio un'insalata di polpa di granchio. Ho preso i bastoncini di verdure, anche questi sono buonissimi, se non li avete provati provateli. Poi ho preso l'insalata, questa qui duetto, e la valeriana che mi piace tanto, solo che si è schiacciata tutto. Abbiamo preso le buste, c'erano le patate in offerta e ho preso 2 sacchi. Poi 2 di, non mi viene, pomodori a pezzi, anche questi sono molto buoni. Io da Eurospin ci trovo bene, nel senso che su certe cose conviene tanto, su altre un po' meno. Poi ho preso 4 di questi, devo trovare gli altri 2, comunque sostanzialmente è una sottomarca della Simmental. 2 di tonno al naturale, mais dolce, e poi a un certo punto lui mi fa, madonna buonissimo questo, prendiamolo, la ricotta forte, vabbè. Poi ho preso il limone, oggi faccio le scaloppine, se riesco cuciniamo insieme. Poi la carta igienica, quella non può mancare. La coca, per dire, senza caffeina, perché difficilmente riesco a trovare la Coca-Cola senza caffeina. Comunque sto tipo in bilico. Vabbè, poi
fino alla fine si romperà quella salsa. 2 bottiglie di vino rosato, anche questa era in offerta, comunque è molto molto buono, ce l'abbiamo già bevuto e vi posso dire che è buono, è proprio buono. Poi 3 di salsa, ma le devo far sparire prima che si rompano. Queste io me le tengo sempre di scorta perché non si sa mai. Poi tra l'altro in settimana dobbiamo fare anche la lasagna, quindi ecco, quindi cosa ho dimenticato, la besciamella, non mi va a farla, cioè è più facile comprarla e utilizzare quella già pronta. Ho preso le tagliatelle e sono le tagliatelle di nonna Fina. Poi il pane, cioè nel senso non mangiamo sto pane noi, lo prendiamo solo quando abbiamo il desiderio di farci i panini in stile l'hamburger porco, di quelli pieni pieni di salse, quindi 3 di questi, forse c'è anche un quarto, ma mi manca una busta, oh, probabilmente. Poi pasta, abbiamo preso i zini tagliati, che sono questi qui, le mezze maniche, le penne tagliate, e poi erano in offerta, solo che io su questi, nel senso, preferisco non comprarli mega pacchi, perché poi è tutto un macello per chiuderli. Comunque, vabbè, erano in offerta questi qua, gli spaghetti, 69 centesimi, tipo un chilo e mezzo, sì, un chilo e mezzo. Poi, ecco, vedi, l'altro limone. Questo qui, che è il pesto, peperoni e ricotta, io credo che sia uno dei pesti migliori per quanto riguarda quelli dell'Eurospin, oltre ovviamente al pesto e al pesto rosso. Vi devo dire che è molto simile a quello originale della Barilla. Cioè il sapore è veramente molto molto simile. Io adoro quello della Barilla, soprattutto quello ricotta e noci, per me è veramente il top, cioè mi piace tantissimo. Poi le ultime 2, carne lessata, quindi altre 2 di Simmental. Bene, andiamo a cucinare, anzi andiamo a mettere la roba in frigo a posto e poi a cucinare. Vadi mio marito, vadi. Stiamo facendo le scaloppine al limone. A modo mio. Ecco, sì, a modo nostro. Poi vengono buone. Devo girare, aspetta. Eh sì, non la giro. Con calma. Nel frattempo stiamo facendo bollire l'acqua. È già arrivata a temperatura, scegliete la pasta. Questa è la parte che più preferisco, ovvero le melanzane tagliate a tocchetti con un po' di pomodoro, un po' di olio, un po' di aglio, capperi, un po' d'acqua e un filo d'olio. Forse non l'ho detto, un filo d'olio. Che altro gli ho messo? E sale, quanto basta? Sale, pepe, quanto basta? Sei diventato la Parodi? Sì. Ed eccoci qua, abbiamo finito di mangiare. Mi ha guardato come a dire, ma anche nel letto, ma le riprese? Sì, ci stiamo riposando un po', anche perché tra un po' praticamente devo andare a lavoro. Alla fine ho fatto le melanzane ripiene. Fate io? No. Sì, sì, abbiamo mangiato quelle anche. Buone. Che altro volevo dirvi? Ah, che in questi giorni praticamente arriveranno degli altri video, tra cui video che vi avevo già promesso, ovvero i bocciati per quanto riguarda prodotti per la casa, i prodotti finiti e consigliati sempre per quanto riguarda la casa, la mia hair care routine e niente, poi insieme proveremo a filmare il video del matrimonio, quindi rispondere alle domande che ci hanno fatto, okay. Che sta in stand by proprio quel video. Va bene ragazzi e ragazze, noi come sempre, ho detto ragazzi e ragazze? Sì. Okay.
Speriamo, come sempre, che questo video vi sia piaciuto. Se così fosse, ricordate di spolliciare. Vi mandiamo un enorme bacione. Ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao.